Buonasera cari amici e benvenuti in questo nuovo video. Diciamo in un momento difficile stagionale sia per la serie A femminile che per la serie A maschile. Un arcobaleno illumina Vinovo e illumina la Juventus, insomma. Sembrava che la Continassa, nuova struttura d'allenamento, servisse anche per ospitare le gare casalinghe delle donne della Champions League, ma surprise! La notizia, che non è ancora ufficiale, ma ormai si va verso questo, che le Juventus Women giocheranno allo Juventus Stadium le partite della Champions. Ora, cominciamo a chiarire una cosa, potrebbe anche essere solo una, ma potrebbe anche essere solo una, perché la Champions League femminile, a differenza della maschile, ha sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale e poi finale secca. Questo purtroppo può anche voler dire che al primo turno puoi anche uscire e quindi magari fare un turno solo di Champions League. Però, ecco, cominciamo a dire che le women giocheranno allo stadium e questa credo che sia una vittoria enorme per il calcio femminile. Lo dissi anche quando il Tavagnacco giocò alla Dacia Arena, però lì fu ospitata dall'Udinese. È vero che il Tavagnacco e l'Udinese collaborano, però non è la stessa cosa. Qui si tratta proprio di una società che dà lo stadium. Ecco, e se la Fiorentina ha dato il franchi cioè la Fiorentina alla squadra femminile ha dato il franchi per giocare la Champions, sicuramente era una cosa bella anche quella, però diciamo più facile perché la Fiorentina non giocando in Europa aveva più possibilità. La Juventus invece, pur giocando la Champions maschile, decide di dare lo stadium alle donne per le partite di Champions. L'augurio è che questo sia continuativo, che la Juve farà tante Champions e spero anche che faccia bene, anche se sarà molto difficile. Io non mi illudo perché so che ci sono delle corazzate europee a cui bisogna tenere testa. Noi giustamente stiamo facendo la lotta al Brescia per il campionato e probabilmente anche per la Coppa Italia, quindi non possiamo pensare già all'anno prossimo. Detto ciò, contento di questo, molto contento. E l'augurio è che tutto lo stadio sarà pieno di colori bianconeri per sostenere, oltre che i ragazzi, anche le ragazze l'anno prossimo. Ringrazio come sempre JWS, sia perché mi permette di mettere i miei video sul loro gruppo, a cui invito sempre iscrivetevi sia al loro gruppo che al loro canale perché hanno dei contenuti sempre interessantissimi riguardo la Juventus Women. E le ringrazio soprattutto per il lavoro che fanno, perché è veramente un lavoro verso le nostre ragazze, sono sempre lì, non mollano mai, quindi grazie a loro, veramente ve lo dico proprio cuore aperto, grazie e niente, io vi saluto, vi do appuntamento col prossimo video che ovviamente per il calcio femminile sarà post Juventus Ravenna Women. Ciao!